vediamo come si installa un sistema di microfiltrazione osmosi inversa della Philips che abbiamo visto nel video precedente. La prima cosa da fare è creare il collegamento idraulico sull'acqua fredda, quindi chiudere il rubinetto filtro, svitare il flessibile ed inserire la T con la valvola minisfera in dotazione e per creare appunto la deviazione dell'acqua fredda verso il macchinario. Allora, abbiamo fatto la connessione idraulica, quindi dal rubinetto filtro abbiamo aggiunto la T e la valvola minisfera e da qui ci sarà il raccordo rapido che porterà l'acqua al macchinario. Allora, abbiamo creato la linea che porta l'acqua al macchinario e abbiamo fatto il buco al sifone dove abbiamo messo la molletta che ci serve per fissare lo scarico dell'osmosi inversa. Abbiamo completato i collegamenti inserendo appunto l'ingresso dell'acqua fredda, lo scarico e le due uscite dell'acqua filtrata e dell'acqua osmotizzata. Per quanto riguarda l'acqua osmotizzata, visto che questo macchinario non è dotato di un regolatore TDS in uscita, abbiamo pensato di inserire un filtro remineralizzatore regolatore del pH in modo tale da dare il giusto apporto di sali minerali all'acqua osmotizzata. Abbiamo acceso il macchinario, ha iniziato a fare il flussaggio e adesso è pronto per erogare l'acqua. Quando apriremo il rubinetto per la prima volta troveremo un'acqua torbida oscura proprio dato dall'eccesso di carbone attivo nei filtri che va spurgato, quindi basta far scorrere l'acqua a pochi litri per trovare appunto l'acqua limpida come in questo caso.